Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati alla Robby Mel 81 Mod News. Questa è stata una settimana molto intensa, molto pregna a livello di informazioni, di novità, ma sempre per quanto riguarda il futuro, cioè a livello di ciccia che possiamo toccare con le mani non abbiamo ancora nulla sulle nostre tavole, vabbè. Ma comunque adesso andiamo a parlare un po' di tutto, ovviamente ci concentreremo soprattutto sul Pharmacon. Tra ieri e oggi si è svolto il Pharmacon. Allora, ragazzi, andiamo prima di iniziare andiamo a ricordare le cose fondamentali per il canale, ovvero la piattaforma Viola che trovate in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se avete Amazon Prime e volete dare un aiuto al canale. Lo potete fare abbonandovi gratuitamente. Il link per acquistare la Premium Special e tutto quello che riguarda Farming Giants dalla mia affiliazione ed aiutarmi così a raggiungere la partner oro, o se poi siete tra quelli che magari gradite vedere anche altri videogiochi portati da me e non solo Farming, ho creato da mesi un canale apposito, Robby Mel 81 Extra, dove porto ogni tipo di videogioco. Quindi prima di scrivermi porti solo Farming, venite sull'altro canale, perché qui sì, ma di là porto di tutto, ok? Quindi vi aspetto anche di là. E adesso cominciamo un po' a vedere. Innanzitutto andiamo con ordine, vediamo quali sono state le mod più interessanti della settimana, poi passiamo all'annuncio della Premium Expansion e poi passiamo al Pharmacon. Ve l'ho detto, questa è stata una settimana molto pregna, però che succede? Che quando la Giants c'ha un minimo di impegni in più, ormai abbiamo capito che la prima cosa che tralascia sono le mod. Infatti questa settimana sono uscite le mod per un paio di giorni e poi tutto fermo, tutto finito, tutto bloccato. Poi penso che tra oggi e domani saranno dal ritorno dal Pharmacon, quindi non prevedo mod nemmeno nella giornata di domani. Ma comunque, a proposito di Pharmacon, l'unica nota a mio parere positiva del Pharmacon è questo Deutz serie 6185 TTV, un bel trattoretto da 156 a 183 cavalli. Poi magari si può portare anche un bel test mod nei prossimi giorni, molto carino, un sacco di configurazioni oltre che del motore, ma anche del design, il colore, insomma un bel po' di robina. Quindi questo è il regalo che ad oggi, nel momento in cui sto registrando il video, la Giants ci ha fatto. Vedremo se oggi poi uscirà magari qualche altra cosa, perché lo scorso anno mi pare erano due le mod del Pharmacon. Speriamo di vedere qualcosa anche oggi e che non sia il pack dei pompieri, me lo auguro personalmente, me lo auguro. Poi, passando alle mod normali, tra virgolette, andiamo su Class Lexion 410-440. Questo bellissimo pack di Class, ci ho fatto un video, ragazzi, ci ho fatto un test mod, siamo andati a spulciare proprio la mod in tutti i minimi particolari. Ovviamente vi rimando al video, andate a vedervi il test mod se ne volete sapere di più. New Holland FR450. Praticamente non è altro che la 850, la trincia di default, dove sono andate ad aggiungere anche altre configurazioni motore, 450, 500, 600, 700 e ovviamente la 850. Potete cambiare il colore, potete aprire gli sportellini, le cose, eccetera, eccetera. C'è anche, come leggete qua, il supporto per il passeggero. Insomma, molto carina per tutti gli amanti della roba New Holland. Poi, mod italiana, Alpego DF Pack, questi erpici rotanti, anzi, come dice il gioco, potenti. C'è il DF400 da 4 metri, richiede 120 cavalli, e il DF500 da 5 metri, che ne richiede 180. Poi si può cambiare, da quello che leggiamo, anche il rullo dietro. Eccoli qua. Le varie, in realtà i modelli come vedete sono due, che ogni modello, vedete, c'ha il suo rullo, non è che sono sei, sono due, ma come vedete potete cambiare il rullo. Sweet Bakery, molto patatina questa produzione di dolcetti, diciamo, come vedete dolcetti all'uva, dolcetti al cioccolato e cornetti. Ci ho fatto anche di questo un test mod sul canale. Andiamo a produrre, andiamo a vedere cosa vuole, cosa non vuole, come funziona. Quindi vi invito, se vi interessa, ad andare a vedere il test mod che ho fatto in settimana, ragazzi.
Oh, e ora passiamo alla Premium Expansion e Premium Edition. Ho fatto un video, ragazzi, quindi se volete proprio andare nello specifico, io vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto in settimana, tanto lo trovate fra i video più recenti, poi se mi ricordo ve li metto tutti qua nella nel box informativo. Premium Expansion e Premium Edition, vedo che c'è ancora un po' di confusione. Allora, la Premium Expansion è la mappa, gli attrezzi e basta. La Premium Edition è tutto il gioco da capo, ricompri il gioco con tutte e due i Season Pass. Semplice, cioè non è che c'è molto da capire, anche perché qua sotto lo spiegano chiaramente. La Premium Expansion sarà questa nuova mappa, la Zielonka, questa mappa polacca con queste nuove colture, la carota, la pastinaca e le barbabietole rosse, con nuove produzioni, 35 nuovi macchinari, attrezzi, eccetera, eccetera, 4 nuovi brand. Questa è la Premium Expansion. La Premium Edition è invece tutta sta roba qua, farming di base e tutti quanti i pack che sono usciti e che usciranno fino appunto all'uscita della Premium Edition, Premium Edition ovviamente compresa. Ci hanno fatto vedere un po' di nuova mappa, poi questa mattina ho fatto un video dove andiamo a vedere qualche altro screenshot tra virgolette rubato durante il Farmcon, e appunto ci saranno questi nuovi attrezzi, eccetera eccetera. Vi ripeto, andate a vedervi un po' il video in questione. Poi loro qua, ragazzi, loro qua parlavano di 6 mappe e noi dicevamo ma le mappe non so 5. Poi ieri abbiamo scoperto al Farmcon che una delle mappe sarà appunto la Orsh Aggrovation Map, la mappa di Vertex che già c'era sul 17, poi sul 19 verrà fatta uscire di nuovo insieme al bonus pack che sarà appunto l'Orsh Aggrovation Pack, l'Orsh Pack, cioè Aggrovation è la mappa, Orsh Pack è il pack. E niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la Premium Expansion. E concentriamoci invece su quello che è stato ieri il Farmcon. Appunto, la cosa interessante è stata l'annunciazione di questo Orsh Aggrovation Pack, che si potrà già prenotare dal 3 luglio, ma che uscirà il 25 di luglio con 14 macchinari e anche la mappa Orsh Aggrovation Map che avevamo già conosciuto. Ora, ovviamente quando io faccio un video, il video vale fino al momento in cui io lo registro. Quindi il video di ieri io l'ho registrato alle 14 e fino alle 14 noi non conoscevamo il contenuto del pack, per cui ho parlato di conversione. In realtà bisogna fare una correzione a quello che ho detto, perché poi nel pomeriggio sono usciti degli screenshot che adesso vi mostrerò, che ci mostrano che il pack non è affatto una conversione, ma è se non totalmente, ma molto diverso dal pack del 19. Poi dopo, vabbè, i soliti bastian contrari sotto al video non è che c'hanno quella cosa da dire ma Robby ha registrato il video alle 14, sta notizia è uscita adesso, subito no, non è lo stesso pack, è diverso, è grazie a K, come se tu guardi sto video tra un anno e mi dici no Robby tra un anno, cioè, ma quando io registro il video ti do le notizie fino al momento in cui sto registrando, quindi poi dopo è uscito uno screenshot che ci mostra tutti gli attrezzi del pack e anche il PDA della mappa. E come vedete questi sono gli attrezzi del pack, questo è il PDA della mappa. La mappa è rimasta praticamente la stessa, ovviamente, perché la mappa è reale, cioè una mappa che va a riprendere una zona reale della Repubblica Ceca, mentre il pack, come vedete, è diverso. Io qua c'ho la foto del pack dello scorso anno, vedete mancano le botti, manca questa aerolatrice semovente, manca il carro, questi due carri qua, manca questo spandiconcime con i cingoletti, e poi mi sembra di vedere che vanno più sul piccolo, cioè qua mi sembra un pack più pensato per i trattori grandi, la roba grande, questo invece come vedete mi sembra un pack pensato più per la roba media, insomma, senza, oddio, abbiamo queste popò di seminatrici qua, queste qua, però come vedete c'è il maestro, questo qua, questi attrezzini qua, che mi sembra, è come se avessero scelto
una via di mezzo, perché questo è chiaramente un pack, lo si vede, no? È abbastanza improntato sugli attrezzi, cioè sui trattori abbastanza di una certa cilindrata. Qua invece c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, però come vedete gli attrezzi sono diversi, cioè il pack è diverso, quindi non parliamo, sì ok, qualcosa di simile c'è, però il pack è diverso, quindi non è giusto nemmeno parlare di conversione, ma per me rimane comunque una cosa già vista, rimane comunque una cosa che non mi fa salire hype per niente, cioè non è che cambia più di tanto, non riesco a provare hype per questo pack, raga, ve devo dire la sincera verità. Nota a mio parere stonata del Pharmacon, questo Emergency Pack. Questo pack che conterrà il camion dei pompieri, conterrà le balle che prenderanno fuoco, i bidoni, voi potete andare là e spegne tutto quanto. In realtà, sì, è vero, sotto i miei video la mia community la pensa come me, pensa che questa è una cosa che va troppo a snaturare il gioco. Poi, premesso che ognuno gioca come gli pare, ma noi siamo... io sono sul mio canale, quindi la mia opinione la posso dare tranquillamente. Non è che sto offendendo nessuno, perché ci sono alcune persone che vorrebbero mettere il reato d'opinione, cioè tu dai un'opinione, è contraria alla mia, allora sei uno stronzo. No, non esiste ancora, mi dispiace amici, forse siete nostalgici di vecchi tempi, ma il reato d'opinione ancora, grazie a Dio, non c'è. E quindi io ti posso dare la mia opinione, che per me questa, come direbbe Fantozzi, è una cagata pazzesca. Ma a quanto pare siamo in pochi a pensarla così, perché leggendo il forum Giants, leggendo sotto i commenti, sotto i social Giants, pare che tutti siano entusiasti di questo pack. Quindi evidentemente siamo noi che per loro abbiamo magari la mentalità chiusa e non riusciamo a capire che, come ha scritto un utente sul forum Giants, dice: capisco che questo non è un pack per tutti, ma è proprio questo il bello di Farming, no? Che tutti lo possono giocare come vogliono, no? No, 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 non è questo il bello di Farming, no, no, no. Uscendo invece dal Pharmacon, ci tuffiamo direttamente all'interno del Fiat Agri di Edo. Edo ci ha mostrato questo bellissimo screenshot degli interni del suo 180-90, guardate che spettacolo. Ma in settimana vi ho portato anche un nuovo Fiat che sta per uscire, ovvero il Fiat che sta facendo Farmer Boy. Anche questo sarà per console e per PC. Ho fatto un video ieri, un vlog, dove vi vado a leggere tutte le specifiche del trattore, tutto quello che conterrà, tutto quanto. Andate ovviamente a recuperarvi anche quel vlog, ma insomma meritava una menzione anche oggi questo fantastico trattorone del nostro Farmer Boy. Ragazzi, detto questo, io non ho altro da aggiungere, è stata una bella puntata lunga, pregna, siamo andati anche veloce ragazzi, ma perché ripeto, io durante la settimana faccio sempre dei video in cui vado ad approfondire, quindi se avete visto un argomento che vi ha toccato, che volete approfondire, andate a vedervi i video precedenti a questo, perché sicuramente troverete un approfondimento a quello che volete. Io adesso devo ringraziare tutti voi che siete arrivati fin qui, devo ringraziare tutti gli amici che offrono i caffettini al canale, perché il canale vive solo grazie a voi e agli amici abbonati, quindi grazie amici abbonati e grazie amici che offrite il caffettino, grazie veramente di cuore. Io vi saluto, vi ringrazio e poi vi ricordo che io sto facendo questo videoclip, questo video sto registrando alle 8:30 di mattina, quindi non è ancora iniziato il Pharmacon giorno 2, quindi tutto quello che verrà detto al Pharmacon giorno 2 lo diremo in un video poi successivo. Non mi scrivete qua sotto: eh sì, ma è stato detto anche questo, non l'hai detto. Non l'ho detto perché non prevedo il futuro, se prevedevo il futuro ero ricco. Detto questo ragazzi, buona domenica, ci vediamo al prossimo video, ciao.